Allora, Figus, un grandissimo animatore che è venuto qua oggi per fare animazione. Asco, ma sorelle ne hai? Sì, ne ho una gemella. Gemella? Uguale a te? Sì. Senti, uguale, uguale. Dico c'è da. Ma fammi sposare con tua sorella. Ma cosa secondo mai. È tua sorella, mi fa... Ma è anche peggio che mia sorella. E perché peggio? È suora, sposata con Dio. Sposata con Dio? Cioè, senza cognato, sì. E per il cognato, entusiasmo! Comunque. Troppo to. Ascolti, gli devo chiedere un favore tuo cognato. Se... Allora, dopo chiediamo se vuoi fare. Allora, sei qui a sala lì. Allora, figo, io so che tu hai fatto anche l'animazione a prestigiosi patrimoni. Perché ero fuori, sono stato in Inghilterra. Inghilterra. Si sì. Quei due scimpros che sono sposati. Ma anche William e Kate Middleton. Sì, dovete vedere che beh. Sono entrato, c'era una bolliggiata di gente, così piena di gente, no? Tutti che facevano il tifo alla regina, come la chiamavano? Sua Altezza. E veniva a far qui lì. Ma che facendo? Era Sua Altezza di cacchi, era, perché... Ma allora, è un titolo nobiliare, non è che... Ma se è così... Comunque, a un certo punto si stavano tutti annoiando, no? C'era... Scasso, cioè. Allora, si avvicina il suo frate confessore, perché lei c'ha un frate confessore, no? Si è avvicinato verso di me, così questo... Come si chiama? Fra parentesi. Si è avvicinato col suo tipico fare da lord inglese, no? Mi guarda e mi fa, ascolta, mi dà quasi una bella animazione la sua regina. Cioè, ma te l'ha detto in sardo? Era di Siriqua. Allora, insomma, gli ho fatto di tutto, canti, balli, barzellette. Barzellette, al matrimonio. Eia, si sono sciallati persi, sono ubriacati come... E che barzellette hai raccontato? Barzellette di quelle... Te la racconto? Dai, la regina. Questa qua è troppo bella, c'è la regina pisciata dalle andato per terra. Che schifo. Oh, allora, c'è praticamente la gara a chi faceva l'amore più in fretta. Sì, bella gara. E si fa per le sagre, certo, no? Certo, come no? Allora, al posto della pecora si fa. Entra quello. Il primo dentro una stanza, no? 5 minuti, 3 pivelle. In 5 minuti, 3. Ma chi sei? Chi non sei? Chi sei? Chi non sei? Questo si geffa. Io sono Bill. Pecos Bill. Wow. E tu dici, wow, bravo. 2 applausi nella barzelletta. Nella barzelletta, 2 applausi. E se ne andato. Arriva il secondo. C'è. Incredibile. Entra il secondo. 3 pivelle, 4 minuti. Ancora meno. Ancora meno. Cioè, 3 in ancora meno. 3 ancora meno. Ma chi sei? Chi non sei? Chi sei? Chi non sei? Questo si geffa. Io sono Bill. Buffalo Bill. Bravo! Entusiasmo! Nella barzelletta. Entusiasmo! E tutti. E se ne va. Entra il terzo. Il terzo. 3 pivelle contemporaneamente. Ma quando mai? Tutte e tre insieme. Ma tutte insieme. Tutte e tre. Allora, pensavo, chi sei? Chi non sei? Chi sei? Chi non sei? Questo si abbassa i pantaloni. Rido perché la so, capito? Se lo fai sapere anche a noi. Si abbassa i pantaloni. C'aveva 3 piselli. Ma sei sicuro? Eia! Ma quando... Mica che era come tutti noi che ne abbiamo 2, no! Lui ma perché tu ne hai 2? Ne hanno tutti... Alzi la mano che ne ha 1. Non vedi? Che ne ha... A parte che il signore si faccia controllare lei che ne ha solo 1. Tu questo c'aveva 3 piselli. E l'altro ti dice, ma chi sei? Chi non sei? Chi sei? Chi non sei? Questo si dice fa, io sono Bill. Chernobyl. Ma da allora è bellissima. E per la barzelletta entusiasmo tutta troppo bello. Ma che era, come un altro veloce, eh? C'era un signore di colore a petto nudo e c'aveva un pappagallo nella schiena. Allora, come stava camminando, lo incontra una signora, lo guarda e fa, che bello, ma dove l'ha preso? E il pappagallo in Africa è preno. Bello, ma vedi che tu sei alla fonte di Calasuzono, sì. Perché è l'ultimo villaggio che ti ha aperto dove stai lavorando. Sto lavorando in questo villaggio, ma dovete vedere, un villaggio bellissimo vicino a Porto Cervo, si chiama Calasuzono, bello, reso, è un villaggio che è frequentato da una clientela media di 98 anni. 98 è la media. 98, ce n'è di 105, 102. E più giovane? 94. Cioè, è come
si va per animazione con clientela così un po' anziana. Sì, come da tutte le altre parti. Tipo per esempio sveglia alle 7, colazione alle 10. E dalle 7 alle 10. Vi misuriamo la temperatura, la pressione. Li laviamo. Come lavate? Ma così. Poi alle 10 scatta il gioco colazione. Si chiama riconosci la dentiera. Mettiamo le dentiere nel tavolo, senza occhiali devono riconoscerla loro. Facciamo un gioco tutti insieme, vi parlo tutti in pari. Però mi servono due persone del pubblico. Allora, è per patata, entusiasmo! Chi non alza le mani non vuol bene a patata. Entusiasmo! Allora, facciamo così, gridino solo quelli di sinistra. Entusiasmo! Solo quelli di destra. Entusiasmo! Centro non ci vede. Solo quelli di centro. Sinistra? Destra? Insieme? Quelli di destra sono più gasati. Avete già iniziato bene, beh. Allora, invece per Giulia, tutti insieme? Niente, solo si monta e... E per Giulia? Entusiasmo! Allora, adesso vi spiego il gioco. Allora, tutti questi ragazzi alla mia destra, no? Dove c'è questo signore che non lo ruba, no? È buon appetito, questo spettacolo. Allora, tutti voi, dove c'è quel ragazzo con la foglia di ginocchio in testa? Sì, tutti qua. Anche tu, Giulia, eh? Dai, pronti, mani in testa. Girare. Piede. Cioè, siete nati per il ballo. Capite che qua a sinistra è abbastanza latitante. Comunque, quando dico ognuno fa il suo verso, ok, ballerine, fanno le ballerine, cosa c'è la lingua? Allora, qua ballerine, e cavalli, così via. Mi raccomando, dovete essere pronti e reattivi. Una cosa molto importante è questa: quando dico diligenza, tutti dovete fare tutto, cioè cavalli fanno i cavalli, i cavalli fanno i cavalli, voi fate le ballerine. Quando dico diligenza, ok? Ecco, quando dico ballerini, fate. Va, mi trovavo nel vecchio West, ero a cavallo. No, cavallo singolare. Allora, Pibus. No, cavalli. Sì. Che hanno risposto, non mi ricordo. No. Ero a cavallo, stavo portando le ballerine. Dai, guarda la classe. Dà una reazione, allo spettacolo. A un certo punto sentii il mitrile dei cavalli degli indiani e io dissi: ma ci sono indiani? Sì, erano proprio indiani. Impaurito chiamai lo sceriffo. È un po' ritardo, ma è arrivato. E lo sceriffo arrivò e mi disse: che c'è, cowboy? Bang 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 bang. Da cowboy io risposi: è sicuro c'è lì? Dai, dategli un video registratore. Ascolta, ne avete pile? Ci avete roba arretrata da Mati? Ti sei volato col più bello poi. E guardami. E già molto che non mi lancia cosa. Non temere, comunque, salverò te, i tuoi cavalli, anche da terra la fatta, le tue ballerine e la tua dirigenza! Bravi! Bravi! Entusiasmo! Allora, non è successo la canzone. Allora, chiudiamo, intanto fai un bel applauso e un entusiasmo a questi due ragazzi che sono prestati molto generosamente per Giulia! Entusiasmo! 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 E per patata! No, senza dirmi, e per patata! Entusiasmo! Grazie mille! Potete andare, grazie a voi! Sarai
Entusiasmo! Entusiasmo! Grazie! Ok, grazie Primus! Facciamo un applauso e li facciamo rientrare i comici che spero vi abbiamo fatto passare queste due ore in assoluta allegria. Posso alzare! Grazie! Non sprecare tre parole, che lei senta la voce, abbiamo la terza persona da ringraziare, scrive i testi con noi, un tempo dicevamo che non si vedeva mai, invece adesso sul palco, la presentatrice senza voce, Ilenia Tocco! Grazie! E noi la regia per ora continueranno a suonare prima della DJ, Manu DJ, entusiasmo! Siamo ancora una serata lunghissima! Voglio ringraziare naturalmente il comitato di stasera, che ci ha ospitato stasera. Non è una questionata, un pubblico meraviglioso. Bravo, bravo, bravo. Perciò chiudiamo così. Chiudiamo così. Per strada lì. Entusiasmo! Grazie, grazie di tutto. Grazie a tutti.